Sappiamo molto bene che di tutto quello che viene scritto nei programmi elettorali prima delle elezioni, solo una piccola percentuale delle idee e dei progetti inseriti viene effettivamente realizzata. Allora mi chiedevo, ma perché con lei dovrebbe essere diverso? La nostra idea parte da un voler cambiare la politica bogherese, perché mi sembra di aver visto in tutti questi anni che i programmi politici sono esattamente strumentalizzati per avere dei voti, poi durante l'amministrazione non vengono realizzati. La gente di fronte a questi atteggiamenti si allontana e usa il termine siamo stanchi della politica. Quindi noi crediamo che per poter riavvicinare le persone bisogna partire da un comportamento concreto e reale. Quindi pertanto nel momento in cui noi diciamo questo è il nostro programma, bisogna avere la consapevolezza di renderci conto che da un punto di vista di fattibilità economica possa essere realizzabile. Una volta verificata questa posizione possiamo dire questo è il nostro programma, in modo tale che una volta che dovessimo essere eletti ci ferma il lettore per la strada e ci chiede l'avete fatto? Sì, l'abbiamo fatto. Quindi io credo che bisogna attraverso un programma comunicare alla città un senso di concretezza. No, insomma, diverso. Diciamo che noi ci siamo sforzati di scrivere un programma con dei contenuti che sono concretamente fattibili in poco tempo, in pochi anni, nell'arco del periodo dell'amministrazione comunale e semplicemente puntando sulle strutture che già esistono, soprattutto puntando sulla volontà, sull'orientamento dell'amministrazione, più che su cose avveniristiche impossibili da realizzare, soprattutto in questa fase in cui sappiamo benissimo che i bilanci comunali sono soggetti a vincoli che non consentono voli pindarici. Quindi diciamo così, abbiamo fatto un programma molto concretizzabile. Perché io sono stato la persona con una lista civica che ha dato l'opportunità al sindaco uscente di vincere di gran lunga rispetto alla concorrenza e quindi ho potuto percepire di un programma che a distanza di un anno non è stato realizzato nessun punto di quello che è stato venduto ai cittadini, è venduto tra virgolette perché poi è un prodotto che noi vendiamo, un progetto nel quale deve riprendere le aspettative di tutti i cittadini o di una parte dei cittadini. Dopo circa un anno, dopo mie insistenze sul sindaco e sul nostro candidato consigliere eletto nella lista Rinnovare Voghera, abbiamo voluto fortemente determinare la nostra presenza. Questo non è valso a nulla, abbiamo sfiduciato la Giunta perché del programma di quei famosi 100 giorni nulla si era fatto e pertanto abbiamo detto è stato un progetto... fumoso, litigioso, perché si litigava solo ed esclusivamente sulle poltrone e non sui programmi di interesse della collettività. E così pure è stato il nostro candidato eletto che è rimasto in maggioranza ed è rimasto come orfano in maggioranza. Non è vero che è così. Ci sono amministrazioni che hanno la capacità di realizzare quello che hanno espresso in campagna elettorale, ci sono amministrazioni come quella del centrodestra bogherese che non sono state in grado di farlo. Non sono parole al vento le nostre, sono programmi che i cittadini ci hanno chiesto. Sono 6 blocchi nella sostanza di iniziative e su queste la città ci misurerà. Noi vogliamo essere controllati dalla città rispetto alle iniziative e ai progetti che abbiamo detto in campagna elettorale che realizzeremo. Allora, perché noi del Movimento 5 Stelle abbiamo elaborato il programma sulla base di elementi fattibili e concreti.
Per esempio, appunto, per quello che guarda uno dei nostri tre punti cardine, che è quello del lavoro, ci riferiamo già a un lavoro che abbiamo iniziato nel 2011, durante il quale abbiamo stabilito appunto quali potevano essere gli interventi prioritari per la nostra città. Per il fatto che io ho già fatto il sindaco per 10 anni, ho presentato 2 volte il programma ai cittadini e i cittadini l'hanno premiato 2 volte. Quindi la mia, come dire, presunzione è quella di riuscire a fare dei programmi concreti e di mantenerle la maggior parte del programma stesso. Abbiamo parlato di programma, ma quali sono i punti cardine del suo programma? Sono esattamente in ordine il lavoro, la sicurezza e noi riteniamo i giovani inteso da un punto di vista sociale e culturale. Punti principali del programma che verranno sviluppati riguarderanno indubbiamente la sicurezza della città e dei cittadini con un imponente piano della sicurezza già peraltro approvato in giunta, il lavoro con una grande sinergia con le grandi organizzazioni confindustriali e del mondo dell'artigianato e del commercio, nonché con i sindacati, e questo partirà finalmente anche questo nel mese di maggio, già con la riapertura dello sportello della Camera di Commercio che in modo scellerato le normative di spending review hanno pensato bene di togliere la nostra città. Il Comune, con un investimento importante e con una sinergia forte con Camera di Commercio, riaprirà questo sportello nella prima settimana di maggio. E poi sicuramente un'attenzione particolare alle grandi opere. Grandi opere, le incompiute degli ultimi anni, per cui negli ultimi 5 si sono poste le condizioni affinché si possa trovare una soluzione definitiva alle grandi opere, che vuol dire completamento del castello, del restauro del castello e suo utilizzo appieno. Oggi siamo al 50% delle sue possibilità. Il restauro totale e definitivo del teatro sociale, che è atteso da oltre 30 anni, e l'applicazione di quanto è stato già approvato all'interno del piano di governo del territorio per quanto riguarda la caserma. Allora, sostanzialmente noi diciamo che il Comune di Voghera ha delle ricchezze e delle intelligenze che vanno messe a frutto. Quindi diciamo, noi osteggiamo qualsiasi ipotesi di svendita del patrimonio pubblico e perciò, per quanto riguarda gli immobili e gli edifici di proprietà comunali, noi diciamo vanno recuperati ad usi che siano di interesse comune. Per prima cosa. La seconda cosa centrale, direi, è quella di contrastare, modificare radicalmente la tendenza alla privatizzazione dei servizi, perché noi diciamo le aziende municipalizzate sono state costruite, realizzate con i soldi dei cittadini, con le bollette, con gli investimenti del comune, e quindi vanno gestiti come aziende pubbliche. E in terzo luogo diciamo che questo il patrimonio di intelligenze, di know-how che è presente nell'azienda municipalizzata comunale deve essere messa a frutto soprattutto per una rivoluzione energetica da fare in città di Voghera. Per essere credibili bisogna dire quello che i cittadini vogliono. Io sono 10 mesi, dal 27 giugno, che sono tra la gente, sulle piazze, sulle vie della città ad ascoltare. E su quell'ascolto noi abbiamo realizzato un progetto, un programma, credo innovativo rispetto ai programmi degli ultimi 15 anni dei sindaci che si sono avvicendati a Voghera. Il mio programma è possibile realizzarlo nei tempi dei 3 anni e mezzo, 4, per poi iniziare un nuovo progetto per il quinquennio successivo.
realizzabile. Lavoro è un primo punto importante, il secondo è la sicurezza, terzo è la famiglia e le abitazioni. C'è una precondizione fondamentale, il cambio generazionale degli amministratori. Per questo abbiamo costituito la lista civica insieme al Partito Democratico. Vogliamo mettere insieme competenza e potenzialità, persone con i capelli bianchi e giovani, disinteressati, motivati, distanti dalla politica e pieni di passione. Gli elementi fondamentali del programma sono questi, i servizi di base, sicurezza e salute. Mettere la città in sicurezza, mantenere la caserma dei carabinieri, sviluppare un modello che vede Polizia Nazionale e Polizia Locale lavorare insieme in una stessa stazione, estendere la videosorveglianza e favorire al massimo i programmi di inclusione. Come per i cittadini italiani, i cittadini stranieri sono soggetti a diritti ma anche doveri. Salute, lavorare anche se non è il presidio diretto dell'amministrazione comunale per fare pressione sull'ospedale che cura i 40.000 bogheresi affinché i servizi del pronto soccorso, della guardia medica e la prevenzione oncologica siano migliorati. Abbiamo speso molto nell'elaborazione di un modello che abbiamo definito città intelligente, che mette insieme ecosostenibilità, innovazione tecnologica ed efficienza energetica. Più piste ciclabili in città, secondo quelli che sono i modelli di riferimento delle città più avanzate d'Europa e d'Italia. Ricordo che ci sono 1.000 città in Italia che si muovono andando ad attingere fondi alla comunità europea su questi temi. Pensiamo anche al piano strategico della città, così come l'abbiamo definito da novembre nelle primarie, laddove Voghera si mette a servizio dell'Oltrepò, che è un territorio che ha una storia culturale, industriale e agricola di eccellenza, e da qui si riparte per affacciarci alla comunità europea, alla regione, per attingere finanziamenti. Un altro elemento importante è della nostra piattaforma economica riguarda i servizi sociali. Sappiamo che una grossa fetta del bilancio comunale attiene ai servizi sociali, riteniamo che siano svolti bene dall'attuale assessore e vogliamo rafforzare, continuando con una soluzione di continuità, i servizi sociali e andando a focalizzarci sul bisogno di case da una parte e sulla estensione dei rapporti a medio e lungo termine tra volontariato, faremo la cittadella del volontariato, terzo settore e amministrazione comunale. I punti cardine sono tre. Il primo riguarda le imprese e il lavoro, per quello che riguarda loro, la loro crescita e l'innovazione. Il secondo è la sicurezza, dove noi abbiamo elaborato nuove strategie di prevenzione e controlli. E il terzo riguarda la vivibilità della città attraverso iniziative di ristrutturazione urbanistica, della mobilità e anche poi degli eventi. Ritornando al primo punto, quello sul lavoro appunto, noi abbiamo due livelli di intervento, quello sulle imprese esistenti, alle quali noi ci rivolgeremo per stabilire insieme e sentire da loro quali sono le loro necessità per evitare l'ulteriore chiusura di quella esistente e appunto l'ulteriore perdita di posti di lavoro. E quindi le loro necessità in termini di infrastrutture, professionalità, nuove professionalità e servizi. Il comune proprio si prospetta come un partner ideale per le imprese. Un altro lavoro importante riguarderà invece, un intervento che riguarderà tempi un pochino più lunghi, riguarda la realizzazione di interventi per le nuove imprese. Noi vogliamo che Voghera diventi un centro di eccellenza nel settore delle attività innovative di livello internazionale. Naturalmente per fare questo ci vuole anche un luogo fisico, noi l'abbiamo individuato in quello della ex caserma di cavalleria che ha una superficie enorme, sono 13.000 metri quadri di superficie di pavimento dove si possono tranquillamente insediare tutte le attività necessarie. Il primo punto per noi è quello di realizzare uno sportello legato ai finanziamenti strutturali della Comunità Europea che saranno il canale diretto al quale noi intendiamo attingere proprio per implementare
e realizzare questa parte importantissima del nostro programma. Ricordo che a Voghera ci sono ogni mattina 3.000 pendolari che partono per Milano e per Pavia, e sono persone che hanno per la maggior parte delle professionalità molto importanti che potrebbero essere reinvestite nel nostro territorio. E non secondario, è ancora più grave, abbiamo 6.000 disoccupati. Quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che il Comune si attivi e coordini attività di informazione, implementazione di nuove attività. Ricordo che per i fondi accedere ai fondi strutturali sono state individuate dalla Comunità Europea soltanto delle aree specifiche di innovazione, saranno solo quelle che avranno nei prossimi anni, nel prossimo decennio, possibilità di sviluppo. Per Voghera si tratta di capire in base alla propria vocazionalità. Noi abbiamo un territorio legato all'agricoltura, al turismo, alla cultura, ai prodotti di eccellenza agroalimentare, e quindi questi sono tra l'altro previsti proprio dalla Comunità Europea come settori fondamentali di sviluppo. Noi intendiamo investire come amministrazione in questo senso, a favore in particolare dei giovani, perché la ex caserma di cavalleria dovrà diventare un luogo dove proprio ubicare start-up innovative, dove anche potremmo implementare corsi di formazione affinché i giovani di Voghera diventino imprenditori di se stessi. E quindi a aiutare nel modo più mirato possibile appunto la realizzazione di queste nuove attività. I programmi sono un po' tutti uguali. In realtà il mio impegno sarà sicuramente nei confronti di questi punti, la sicurezza e legalità, l'impegno verso la lotta alla corruzione. Abbiamo avuto moltissimi casi di corruzione in questi ultimi tempi a Roma, a Ischia, a Milano, in Puglia, in tanti posti, sempre legati alla corruzione con la burocrazia della pubblica amministrazione, i politici, insomma, noi sicuramente lotteremo contro questo sistema, anche se devo dire che io, amministrando il Comune di Voghera già dal 2000-2010, devo dire che il Comune di Voghera, non dico che sia una mosca bianca, ma è un comune sicuramente al di sopra di questi sospetti. Però in ogni caso noi saremo attenti a questo punto. Poi naturalmente non c'è una famiglia oggi che non ha un giovane senza lavoro, un anziano in difficoltà, quindi sicuramente saremo attenti a sostenere le famiglie e a sostenere gli anziani in difficoltà, e naturalmente nel dare tutte le opportunità alle imprese per poter combattere la disoccupazione giovanile.